Pronto? Sì, parlo con Raffaello? Personalmente? Sì? Beh, signor Raffaello, senta, io sono Maio, il fioraio Gaio, volevo dire, le sto per mandare i fiori che le ha ordinato, eh? Va bene? Ma dove? E dove lei? No, si sbaglia. Come mi sbaglio? Guardi, qui è stata fatta una telefonata, è stato lasciato anche il numero, signor Raffaello, per dire, prima di portare la roba, dice, mi telefoni. E io le ho telefonato, per carità di Dio. Capisce? Ma scusi, ma è uno scherzo? No, ci mancherebbe. Cipriani, no? Cipriani, Raffaello, vero? Sì, Raffaello. Allora, appunto, abbia pazienza. Siccome non ho preso io la telefonata, io la faccio parlare con la persona che ha preso la telefonata, che è tra l'altro anche quello che fa le consegne. E meno male che l'ho chiamata, perché magari questo partiva. Se c'è un equivoco lo chiariamo. O ci hanno fatto uno scherzo a tutte e due, non lo so. Ma io, siccome c'è mia moglie... Sua moglie? Lei ha detto che non ho ordinato nulla. È sicura? Ma dove sarebbe? È sicura questo? Sua moglie? Gliel'ha chiesto? Sì, sì. Ma proprio è stato un uomo a telefonare. Aspetti, la faccio parlare con quello che ha preso la telefonata. Un attimo, Grazie. Guglielmo, aspetta a partire, no? Guarda, che qui è successo un pasticcio, Come, che è successo? Dice, questo qui non ha ordinato niente, questo Raffaello. Ma tutta quella roba, ma com'è possibile? Sarà uno scherzo. Uno scherzo? E ci penso io. Pronto? Sì, buongiorno, sono Guglielmo Passeri qua, di Fioraio Gaio. Senta una cosa. Ma questo fioraio di dove? Il fioraio Gaio, di dov'è? Dove? Di dove vale sia, madonna buona? Di qui, Di qui oh, Istia, no? Abbia pazienza. Allora, senta, il fatto è questo, io ho già caricato l'ape e due ami, ho pieno di roba. Voi c'avete un giardino, ci avete a fare la festa, un giardino, un matrimonio, un funerale, non so io. Per il culo, come si permette di dire il culo a me? Scusate, che io sto lavorando, sa. Ma se io non ho ordinato nulla, ma che viene no, io sto lavorando e sì, ho avuto l'estordinazione, la porto a buon fine, va bene, gli porto la roba, che è anche tanta roba, io ho la lista, può sapere la lista? No, io dico io la lista. Sì. No. Io dico una cosa, no, io non ho niente. Io riconosco anche la voce, le sta o lei a telefonare, le sta o lei, è stato lei, io riconosco la voce. Primo. Ha riattaccato. Sì, ma ora lo richiamo. Questo va richiamato. No, questo va richiamato. Certo. Ma per due fiori, dico per due fiori. Infatti, mi hanno nemmeno fatto dire. Eran fianti, mi sono sempre fatto. Non mi hanno nemmeno fatto dire quanta roba c'è, ce n'è tanta. Dico, ma per due fiori, tante storie, E regalare alla moglie. Ma guarda. Pronto? Pronto, signora? Guardi, ma suo marito è stato sgarbatissimo, sa, col mio garzone. Ma noi non ti ho ordinato niente perché... E dai questa frase, signora, mi scusi. Ma come dai? Ma il signor Raffaello stesso ha telefonato, forse vuole offrirle dei fiori e se ne vergogna. Ma no. è il suo compleanno, signora, no. Anniversario di matrimonio. No, allora mi passo il signor Raffaello perché è stato lui a telefonare, ma non si ricorda delle cose che fa, scusi, insomma. Ma quando ha telefonato? Ha telefonato stamattina, ma signora. Ma non è vero. Ma qui a Maio, io sono Maio, il fioraio Gaio. Ma io non lo conosco. Ma certo che non ci conosciamo, e non c'è bisogno di conoscerci per fare un'ordinazione, no? Ci mancherebbe. Scusi, e mi dica. Scusi, mi faccia parlare, sì. Ma perché si dovrebbe ordinare il fiore a Firenze quando ci sta il fioraio qui a Istia? A Firenze? Allora, ma chi ha detto io non sono di Firenze? Anzi, di ma perché lei sente una voce un po' gaia, sì, le pensa subito che a di Firenze. Insomma, io sono qui, un fioraio nuovo aperto da poco, sto sì, facendo dove? Concorrenza al fioraio che c'è già in via delle Cantonate, signora, per ma carità dove? Di Dio. Sì, nel suo paese, esattamente dove ha detto lei, Istia. Istia e Ponza. Signora, Istia c'è un fioraio solo. E ora ce ne sono due, signora, perché io lo spazzerò via, lo spazzerò via con la mia concorrenza leale, leale, se per carità di Dio. Noi consegniamo a tutti, anche a quelli che non hanno fatto ordinazione, non ce ne frega niente, concorrenza leale. Ecco. Allora signora, quando veniamo? Ma dove veniate? Veniate? Ma noi veniamo, io venite, non ci capisco niente. Più niente. Come? Raffaello. Mi passi Raffaello, per favore. Per favore, mi passi Raffaello. Mi come?
Io non ho voglia di chiacchierare, non ho voglia di scherzare né di niente. Ma si figuri, io mi passi Raffaello. Mi passi Raffaello. Eccolo. Oh, Raffaello, guardi, lei si è comportato male con mio garzone prima. Senta. In fondo, io sono una persona molto onesta. Sì, la signora ha detto... i garzoni non esistono più, gli dico solo una cosa. Come non esistono che più? Io telefono al 112 e se venite... Facciamo 113. Facciamo 114. Porca Madonna! Ma come si permette? Ma porti un po' di fiori alla Madonna, ma guarda, ma incredibile, accenda un cero, ecco, ma c'è bisogno di dare in escandescenze in questo modo? Ma ci mancherebbe altro. Pronto? È sempre lì, vero? Lo so che è lì. Ora riattaccato, ecco. Ma Dio mio, ma che gente, ma che gente, ma guarda, ma insomma io vorrei solamente per... no, Passeri, stai buono, aspetta, non entrare tu, così se non si arrabbiano ancora di più. Vorrei calmare queste acque in tempesta, insomma, che poi deve essere anche un bello mino questo qui, insomma. Dai, stai buono, Passeri, vai a farti rampicare, vai, che io... Perché ha detto, ma insomma, non lo so, vero, ma guarda un po', io aspetto che... Appunto, ecco, ora, ecco. Ma guardi, abbia pazienza, se c'è un equivoco noi rimedieremo, non c'è bisogno di dare in escandescenze, insomma, vero? Insomma, sentite, oh, a me avete rotto le palle ora. Ma guardi le palle, ma per favore. Ma insomma, puttana della Madonna. Ma insomma, ma vuol smettere di dire queste cosacce? Abbia pazienza, non parli di corda in casa dell'impiccato, non parli di palle in casa mia, per favore, che mi vengono i calori, eh? Pronto? Ma è incredibile quest'uomo, ecco, non si merita tutti i fiori che volevo portargli. Tanti bei fioroni, fiorucci, fioretti, fiorella, fiorello. Vabbè, basta, lasciamolo stare, questo no, è da troppo di fuori, no? Questo è bestemmia. Se non c'è il soldazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi porto un... Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...